quindi è assolutamente irraggiungibile, almeno per il momento. Sugli altri colleghi di papà non possiamo nemmeno più contare, tantomeno sul dottore S.C., che ha già cavato papà da diversi impicci, ora che si è risposto. Proprio allora, cara bambina, ci è giunta la tua lettera, nella quale tra l'altro parli di Dorsday, che pure si trova a far casa. E questo ci è sembrato un caso del destino. Sai bene che Dorsday una volta era sempre in casa nostra, ed è per un caso strano, che negli ultimi 2 o 3 anni si è fatto vedere più di altri. Alle 12 del giorno 5, il denaro deve essere qui. Il dottor Edward è in risparmio. Naturalmente c'è sotto anche una questione di sentimenti personali. Qualche volta nello sguardo di papà c'era forse un'intuizione, ma subito passava. E mi tocca aspettare fino a mezzanotte per poi entrare nella camera di fondarsi. Oggi non è che il principio, credi forse che uscendo da questa avventura potrei tornare a casa a fare la ragazza per bene di buona famiglia. No, non c'è più né buona famiglia né ragazza per bene. Sì! Ma perché non gli do uno schiaffo a quel posto? È diventata rossa o pallida? Nuda, mi vuoi vedere? Piacerebbe a molti. Sono bella quando sono nuda. Perché non gli do uno schiaffo? E non mi sbaglio. Non mi voglio sentire il tuo alito sul... Perché non lo pianto lì? Sono forse incantata dal suo sguardo. Ci guardiamo negli occhi con tutti. Ma forse l'ora migliore per passeggiare? Dico delle schiavità. Mia mamma pensava che fosse accaduto qualcosa. Ho usato la tua porta, non ho sentito rumori. Ma fin tanto che guardo il soffitto non potrò leggere il telegramma. Coraggio, bisogna che lo legga. Scongiuro di nuovamente parlare tosti. Somma non più 30 ma 50. Altrimenti tutto è inutile. Indirizzo rimane fiale. Vorrei che qualcuno mi baciasse sugli occhi, sulle labbra sanguigne. Il soffrapito mi è rimasto fino alle caviglie. Si vede che i piedi sono nudi. Ma che mi importa? Vedranno ben altro che i piedi. Se potessi ascoltarli. Non mi interessa quello che dicono. Però potrei uscire anch'io, dare loro la buonanotte e nascondermi attraverso i prati nel bosco, poi su, sempre più in alto, fino alla vetta del cimone, con i carri da su, addormentarmi e morire assiderata. Misterioso suicidio di una signorina dell'alta società viennese è stata trovata morta in un luogo inaccessibile del cimone della Pala. A parte il martello da sera era tutta nuda. Cosa è nuda? E poi parliamo così piano. In questo stato i sensi sono spesso stranamente acuiti. Ma che figlio istruito avete nel dire fra? Va dunque a letto, mamma, te ne prego. Domani in ogni caso partiremo. E a Bolzano prenderemo l'infermiera Paresi. Ma sì. E di tutto questo parleremo, eh? Sono sola. Se adesso mi potessi muovere, ma ci riesco. Muovo la mano, le dita, allungo il braccio, spalanco gli occhi, vedo. Thank you.
va schifoso con a pode con le vieux de là sulla pluie. Il sait où aller, il est là comme un con, il est plutôt paumé. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il voit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort. Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures. Quand pas l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier. Qui devait l'augmenter de moins d'un moins que rien. Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste. C'est une vie de chien. Il boit pour oublier. Thank you.
Maria! Sait où aller, il est là comme un con, il est plutôt paumé. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort. Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures. Qu'on parle l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier qui devait l'augmenter.